È un'ora che sta là dentro. Ma che sta facendo? A me sto fatto non mi piace. Allora, gli hai detto al giudice che non siamo stati noi a dare fuoco a Città della Scienza? Sì, sì, tutto a posto. E come hai fatto a convincerlo? Aiuto! Aiuto! Gli ho dato fuoco! Sta arrivando Vier Norma per tutte parte. E allora chiura porta, e allora chiura porta. C'è sta chi ti sta chiamando pa finestra, ma tu non l'ha retta, ma tu non l'ha retta. Non è solamente sempre colpa tua, non è questa, non è quella, è prima tu che chi le pensiera non voglio stare. Questi pensieri chi lo fa fare. Ecco ma l'onga rumenca e allora viene vicina che se nasce in ambresa presa a te. Tempo è chi le porta festa, e allora cagna posta, e allora cagna posta. C'ho sta chi se sta cagnando sempre quella, e allora piglia dalla, e allora piglia dalla. Tutta dice che buona roba tu, non è questo, non è quella, è il primo tu tre. Chi ne pensiero voglio stare. Oh ragazzi, c'è una bella notizia per tutti quanti noi. E dacela sta notizia, ma. Finalmente è arrivata tutta la droga che aspettavamo. Azzritti, questa è una bella notizia. È grosso. Allora vuol dire che da domani spacceremo tutta la droga che arriva dal Sud America nel centro storico di Napoli. Oh, e allora là ne possiamo spacciare di meno. E perché? Perché il centro storico è a traffico limitato. Sì. Ma non ho capito, ti stai mettendo paura? No. Ti stai tirando indietro? Fai schifo! È per i tipi come te che Gomurra perde di credibilità. Fai schifo! È per i tipi come te che la gente a Napoli non butta più la carta a terra. Fai schifo! Tu sei un traditore. Fai schifo! Oh, ma io ho fatto una battuta. E queste? E via. Via. Un attimo più peperone, via. Oh, peperone, ci vuole assorta. A mammata. Oh! C'è affaticà! Vieni, ti appiglio per te. Ma imparerò questa frase. Stai senza rendire. Stai senza pensiero. Stai senza bombiere. O pensiero. O portiere. O pensiero. Stai senza bombiere. O pensiero. Bastiere. Ma giù, qua dobbiamo stare solo concentrati nel lavoro. Avete capito? Oh! A proposito, ma sta partita la già fa solì? Stamattina dovevi andare a casa del boss per ammazzarla, lei fa. Dottore! A casa del boss. L'ho preso, ce ne ha! Vado fuori al balcone davanti a tutti lo stesso. Buonasera. Non lo so, però fra una mezz'oretta si è asciutto pure. E sembra che sta fa. E me ti ha visto qualcuno. Mi ha visto la moglie. Ho dovuto dare due colpi pure a lei. Almeno lei è morta. No, è incinta. Però se sono andata bene, dice che devo tornare a fine mese, devo tornare. E perché? E c'è piaciuto. Ragazzi, ieri sono stato una ragazza. Ho castigato due volte la mattina e due volte la sera. Due più due. Quattro. No, cinque. No. Cagazze matematica. Ma io vado a sta calma, capito? Vado a sta calma, se non capito. O prima la busca sei tu. Non mi puoi picchiare, capito? Perché? Perché porto gli occhiali? Ma non ce l'hai! Perché tengo il lindino, cioè le lentine! Ma dove? Qua, il lindino!
sopra le pupillole. Ehi! Oh. Le pupillole ho messo le stiche. Che stanno a rapire? Dammo tutte so! Gatto, ci si! Van Bress! Ma che c'è? Ti sta mettendo a paura! Ma la paura! Ti stai tirando indietro! Ma quale indietro? Ehi, dammi tutte le soda, so di spacca, pistola in faccia! E non lo puoi picchiare perché porta gli occhiali! Ma mo non li tiri! È perché tengo le lentine, tengo! E lentine, lentine! Sparrelle, 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 Dombi, che gente ci sta pigliando per culo, non è colpa nostra. Pare che non si mettono a paura nemmeno che ci dà il pistone. Appena siamo entrati è successo un burdello, ci hanno cominciato a buffare parole. A ma volere poco a ma fa questi comorroidi. Dovevamo fare una strage, sì? E ma spera tutto quanto. E perché che la vecchia? Donna Titi era più morta che viva, ma ha schiattato un fai schifo in faccia. Che non ha poco mi sta a vendere. A ma reagire, ci hanno fatto capire come andava. Io non voglio fare più figure in merda. Tenete la buona a mente. Avrà giù, non ci sta più soluzione. Bum bum bum, a mafì morto. Oh, e che cazzo hanno a fa? A mafì morto. Che decisione pigliamo solo noi, non gli strunzi come buio. Vuoi primi parla a mezzo, una da spala a merda. Quanta merda hanno a spalasti lui? Assaia. Buongiorno, voglio. Buongiorno. Avete preparato 7-8 bambini? Ecco, tutto pronto. Oh, con questi ci divertiamo stamattina, eh? Capo, vi vogliamo parlare. Ehi, non ho capito che cosa hai detto. Vi vogliamo parlare. Ma chi sta parlasse meglio, eh? Bravo, bravo. Capo. Sono molti anni che facciamo questo lavoro con bombe, fucili e munizioni per voi. Vorremmo cambiare. E che cosa vorreste fare? Sappiamo che in zona vi state aprendo una sala bingo. Ho capito tutto. Oggi, a questi qua mettiamoli tutti quanti a lavorare nella sala bingo. E come la vogliamo chiamare, sta sala bingo? Bingo bongo! Oh, pigliebù. Oh, pigli e boom. Avevo fatto una carepiscia. E ti metti paura, eh? Avevo fatto tu. Oh, ti accapa da voi. Scoppia. Secondo me a botta mettono in posto produzione. Restiamo concentrati. Stop! Stop! Aurelio, andiamo a vedere quello che succede dentro, per favore. Subito, dottore. Calma, ci penso io. Grazie, signori, è pausa. Quante volte te lo devo dire? Questo è uno strumento e va protetto. La sciarpa me la devi portare subito. E gliel'ho portata subito. E allora devi venire prima di subito. Ma stava girando. E allora ti confondi con la scenografia. Diventa un albero, una panchina, un marciapiede. Hai capito? Sette cose non te le devo dire io. Manfredi, Manfredi, mi concede 2 minuti. L'avvocato di sua moglie minaccia un'altra ingiunzione di pagamento. Incredibile. È incredibile, sì. Ma è incredibile che si porti il maggiordomo solo al set. Signora Manfredi, ma mi ascolta? Le sto parlando di sua moglie. Sì, sì, non mi state addosso, però. Pronto? Sì. Ma certamente, ti ho riconosciuta. Ciao, Maria. Ah, Susanna. No, Susanna Maria. Ah, come no. Io, te, lo champagne, Capri. Ah, era Sorrento? Scusami, poi le isole si somigliano tutte. Ah, Sorrento è una penisola, non ho capito. Dimmi, dimmi, tesoro, dimmi.
sta scegli da stramorto! Lello, ormai è successo. Cambiamo scena. Anticipiamo le scene di venerdì. E purtroppo il set è devastato. Non abbiamo altre soluzioni. Ma del resto un professionista come te... La colpa di chi è? Beh, sono incidenti che capitano su un set. La colpa di chi è? L'attrezzista magari non ha considerato che... La colpa di chi è? Francesco. Ha dimenticato di disarmare la bomba. Bah. Lo sapevo. Lo sapevo. Avevo notato il movimento erroneo di quella testa vuota. Ma questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, eh? Ah, sì. Io con un idiota uscito da un reality ed un guitto che ha fatto solo cabaret ai matrimoni. Non ci lavoro più, mai più. Il produttore ti vuole parlare. È urgente. È nuova? Sì, Susanna. Oh, stai zizza. Non vuoi scemo, che stai tosta. È fidanzata da 3 anni, parecchi loro sono fatti male. Mario, io le donne le chiamo Achille. Sai perché? Perché ognuna di loro ha un punto debole. Pure tu, quasi mezza femmina. Piglio champagne. Ma non è nemmeno mezzogiorno. Ma mi deludi, lo champagne non ha orari. Giovanna! Susanna, chi te è Biv? Amore, andrebbero sistemate delle cose qui sull'arella. Ah! Ah! A che sta lì, zio, a me? Mario, puoi sul champagne. Trucco! Quanti sacrifici ancora dovrò fare per il mio pubblico? Io lo invito a ragionare, il successo è collettivo, il pubblico impazzisce per tutti e tre. Tre. Bene, benissimo. Visto che sono in minoranza, allora sarò io a togliere il disturbo. Sì, ma ci sarebbero le penali da pagare. Quanto mi costa? Beh, è difficile così quantificare. Quanto mi costa? Vabbè, comunque una cifra cospicua. Cioè... Quanto mi costa? 3 milioni di euro. Picco. Allora, signor Manfredi, la situazione sta assumendo contorni drammatici. Lei, illo tempore, con colpevole incoscienza, ha firmato un accordo che destinava l'80% dei suoi guadagni alla sua ex moglie. E il restante 20% non le basta per sostenere il suo tenore di vita. Lei è a un passo dal tracollo. Ma perché questo le sembra un tenore di vita? Sono solo le conseguenze delle sue azioni. Ma pensate veramente che abbia fatto quelle schifezze di cui mi accusa mia moglie? Sì. Come sì? Lei deve dire di no. Ha mai visto un avvocato di un killer che ammette la colpevolezza del proprio cliente? Sì. Beh, lei questo sì, mi dispone a me. La sola speranza è che riconquisti la sua ex e annulli questo assurdo accordo. Chi è? Signor Manfredi, il produttore dovrebbe parlare. Oi, mi è arrivato l'aumento. Vengo! Questo è arrivato stamattina in redazione. Sono 3 proiettili. Ovviamente è una chiara minaccia, no? Ragazzi, se è quello che pensiamo, le autorità potrebbero costringerci a sospendere la serie. Cioè, sospendere significa... sospendere le riprese. Le riprese. La messa in onda. La messa in onda. I pagamenti. I pagamenti. Ma solo i loro oppure i miei? No, quelli di tutti quanti. Ma stiamo scherzando? Voi state scherzando così? Cioè, ma che significa sospendere? Ma che sospendete? Cioè, uno piglia e sospende la serie così? Cioè, tu oggi fatica rimane già sapa! Anzi, voi guardate che è? Mi so bello, so... Quando... Che lei... Ma... Ah! Pazziamo, che quello ci scherza con le, che cose che uno fa di che non fa credere. Cioè, sospendere la serie mi sembra che la diamo vinta alla camorra. Ragazzi, non creiamo allarmismi inutili. Potrebbe essere stato il gesto di qualsiasi mitomane. Infatti? Ecco. E che si fa? Che si fa?
Ragazzi, noi andiamo avanti tranquillamente. Bravo. Scusate, che significa tranquillamente? Andiamo avanti, andiamo avanti. Ma voglio che mi garantiate la sicurezza. È garantito, lo garantiamo. No, altrimenti ci penso io. Assumo 4-5 bodyguard e mi difendo da solo. È arrivata l'endelle. Allora, non entrare nelle mie cose. Perché? Che c'hai? Ciclo? No, non c'ho proprio nulla, ma tu non devi parlare. Ragazzi, non esasperiamo gli animi, va bene? Se no siamo costretti a dire tutto all'ello. E non so come la prenderete. Come prenderei cosa? Bello! Stavamo pensando, c'era questa idea di mettere sul mercato dei nuovi gadget della serie. Perché potrebbe essere un buon business per tutti quanti. E cosa pensavate di fare con quelle pallottole? Collanine. Collanine? I ciondoli. Ciondoli? Ciondoli. I portachiavi. I portachiavi. Sacco di cose. È una buona idea. Ah, no. È un'ottima idea. Mi piace. Aspita. Scusate, perché non facciamo degli anelli porta cocaina? Cocaina. O dei coltelli a serramanico con la scritta gomorroide sulla lama. Questa è proprio una bella idea, eh? Oh cazzo! Ma meglio usare la serie. Io gliel'avevo detto allora che tu non l'avresti presa bene, vero? Infatti, l'ho presa malissimo. Io certi comportamenti li stigmatizzo, chiaro? E adesso per favore, signori, lasciamo stare queste idee malsane e andiamo al trucco, che c'è un'importante intervista da fare. La messa è finita, andate in pace. Gomorroide has sold in 18 countries. It's been translated into 5 different languages. All of Hollywood is thinking about a screen adaptation. Now, gentlemen, were you expecting this level of international success? Well, beh, che Hollywood guardi con interesse al nostro lavoro, questo ci gratifica e non poco. Ma il successo internazionale, quello non saprei. Potrei citare quel noto adagio. Ma non correre, vai adagio. Che dice: racconta il tuo paesino e racconterai il mondo. Ma il successo vero. Il vero successo per condannare tutto questo male. Abbiamo messo in scena l'amicizia. Wonderful. Thank you so much, gentlemen. Thank you. Is it okay if we take some photos now? Alcune foto? Sì. Great. And another one? Wonderful. Thank you so much for your time, gentlemen. Oui, Francesco! Ciao! Ti posso chiedere uno selfie? Con questi occhi, quello che vuoi. Come ti chiami? Virgilia. Virginia? Virgilia, con la Ella. Con la Ella? Sì. Senti, ma che lavoro fai? Faccio servizio ai piani. Ah, che piani? Oh, tu, io. Cisa. Uomini e merda da morire! Niente, non ci siamo. Mi sembrava estremamente finto. Questa scena mi sta dando molte preoccupazioni. Maestro, noi non ce la facciamo più. Sono ore che proviamo. Possiamo andare a casa? Ma sì, andate, andate. Anzi, no. La rifacciamo. So che può venire molto meglio. Deve assolutamente venire a vedere. Sì. Avvocato, sono sotto al palazzo di mia moglie. Dovrebbe tornare per le 15, quella va in palestra. Tutte pomeriggi, va sempre stessi cose, è metodica. Volete vedere che non so come prendere mia moglie? No, non è pericolosa. Ma quale tuono, mi stanno sfondando la macchina! Che cazzo ci fai qui? Che cazzo ci fai qui? Passa la voce, sta la gente! Non ti avvicinare, stammi lontano!
lontano. Ti prego, dammi un minuto, ti prego. Sono un uomo cambiato, fammi parlare. Mi servono soltanto 60 secondi. Ah sì? Sei cambiato? E sai quante volte me l'hai detto che sei cambiato? Quante volte l'avrò detto? Una, due. Due, tre, quattro, cinque, sei, dieci, venti, cinquanta, cento. Ragazze, matematica, nazzi, cadono numeri. Quanti ne sono? E saranno 10, 11, 12, 13. 13? Saranno almeno un centinaio. Sono i suoi ammiratori, le vogliono bene. Ah, anche a John Lennon i fans gli volevano bene. E Virgo fine ha fatto. La mai chiava. Ma sono ragazzi solo. Dammi la chiave! Vattene che urlo! Vattene che urlo! Vattene che urlo! È un'ora che state urlando! Professore, buonasera! Buonasera, un pazzo! Saluta! Carlotta! Carlotta, dammi un minuto! Scusa, è possibile fare una foto col bambino? Ma mi sembri il momento! Hai vista, mamma? Più sono famosi, è chiuso Strunz! Volevi un minuto? Eccolo. Poi un minuto si fa per dire. 50 secondi. Ma è vero come sei? 50 secondi. 40. Carlotta, io ti penso sempre. Cioè almeno l'80% della giornata io penso a te. E a me che cosa mi resta? Il 20%. E chi ci fai con il 20%? Carlotta, mi manchi. Mi manca il tuo amore. Almeno l'80% del tuo amore mi manca. Tempo scaduto. Come sono andato? Come sei andato? Una merda. Non è colpa mia, è là che è pieno! È pieno di questi foglietti che ho visto così, non volevo, che non volevo! Ho preso, girati, girati, sfizzi, ammo sfizzi di girare, vedi che ci sono un sacco di fogli là! Ancora con questi cerchi. Ancora con questi maledetti cerchi! Sentite, mo che avete abbuscato, che dite, la facciamo la foto col bambino? Signor Maiatovin! Ma ti contatta ancora? No. E come mai sei sulla sua pagina? Ci sono capitato per caso. Per caso? E che ha pensato di fare? Che ha pensato? Lei il bambino se lo vuole tenere. E tu? Io? Amici vedi con un bambino. Qualche mese fa le ho anche offerto dei soldi. Ma che è sta cafonata dei soldi? Ma i figli mica sono una condanna a morte. E poi tu puoi continuare a fare la vita che facevi, come prima, a scopare con chi vuoi, a divertirti. Guarda me. Mamma, ma copriti! Così antico. Dicevo, guarda me, che è una vita che mi diverto e non ho te che sei la luce dei miei occhi. Eh? Comunque, in questo momento non posso permettermi distrazioni, va bene? Sono solo concentrato sul lavoro. Vai, con errore, vai! Vai, capucchione! Che ci tiene! Così! 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 Vieni a casa!
Mamma! Jeez! L'esibizione di Romina Orfei e il suo cavallo Morgan. E ora, bambini, l'esibizione che finalmente aspettavate, i Macedonia. Bravi, prova di forza e simpatia. Bambini, secondo voi la catena era vera? Quello è nano! È cintura nera! Ah! Oh, è cintura nera e bazooka! È viva! Cazzo! Sei tempato! Togliamo sto bordello. Forza, permesso, fate passare, forza. Oh, me l'ha dato una mano, venivo da solo, venivo. Forza, fate passare, permesso, fate passare. Permesso, fate passare. Manfredi, buonasera. Professore. No, che professore, io sono il commissario a campo. Ah, meglio. Commissario, mi hanno abbandonato qua in questa sala d'aspetto, così da ore, buttato, come se per me non ci fosse un domani. Ma in che ospedale mi hanno messo? Gli incurabili. Ah, ecco perché. Manfredi, veniamo al dunque. Sì. Giovanello! E per cortesia, facciamo fare un po' di silenzio. E dai! Commissario, non urlate, mi fa male la testa. Calma. Lei deve stare calmo. Adesso calma, voi avete alluccato. Il fatto è questo. I proiettili arrivati in redazione, la popolarità del telefilm, che diciamocelo pure, dà fastidio a chi deve dare fastidio, sono tutti elementi che ci fanno pensare ad un agguato di stampo camorristico. Amore Dio, non la dite proprio questa parola, che ci sono i giornalisti, qua ci bloccano le riprese, messi in onda, i pagamenti, e già stongo proprio a... Scusatemi, ma chi altro può essere stato? Chi può essere stato? Lei ha qualche contenzioso, qualche screzio con qualcuno? E allora? Commissario, lei adesso non ci crederà, ma a me piacciono le donne. E a chi è che non piacciono le donne? Che c'entra? È che a me piacciono particolari. In che senso? Commissario, io questa notte ero in auto con... Non posso passare, sono le maglie! Il pezzo, le maglie! Mimmo! Mimmo, che cosa è successo? È stata la camorra! È stata la camorra? Come la camorra? È
stata la camorra! Senti, è successo mai la nostra! Buonasera, prego. Signor De Frey, deve venire con noi. Cosa è successo? Le spiegheremo tutto in quest'ora. Vabbè, il tempo di cambiarmi arriva. Non c'è tempo, ci segua. Ma come vi seguo? Ci segua. John Marie, è là, forza! Ma cosa? Ragazzi, ma... Ragazzi, torno subito! Credo sia la polizia. Ma qua la polizia? Innaffiamoli e poi vediamo. Gira la chiave. Sicuro? Gira la chiave! Oh, ci sta annaffiando sto Dunque, io, sottoscritto Manfredi Domenico, nato a Napoli, eccetera, eccetera, alla presenza del commissario Acampora, dell'appuntato Giun Mariello e della mia consorte, signora Bocchetti Denardis Carlotta, dichiaro quanto segue. Mi trovavo a bordo della mia autovettura, eccetera, eccetera, percorrevo la statale 268 in direzione a Fragola, dopo una serata trascorsa in compagnia di amici, quando realizzavo di essere tampinato. Trampinato da una dozzina di automobili sospette. All'improvviso notavo un tir che bloccava l'80% della carreggiata, lasciando solo il misero 20% della strada. Ho preso proprio le misure. Con una manovra repentina riuscivo ad eludere il blocco, ma uno sparo improvviso mi faceva perdere il controllo della vettura che finiva fuori strada. Non ci credo. È troppo? No, intendevo dire, è una storia incredibile. Sono senza parole, ma come stai? Come stai? Ma chi ti ha sparato? Ma com'era? Un energumeno. Un energumeno? Un energumeno di quasi un metro. Quasi un metro un energumeno? No, era quasi un metro da me e mi ha sparato, facendomi finire con l'automobile fuori dalla carreggiata. E sono svenuto. E non mi ricordo più niente. Anzi, non mi chiedete niente perché sono svenuto e quando uno sviene... Si sa, no, quando non ci viene, non si ricorda niente. Effettivamente ci hanno preso in contropiede. Non mi aspettavo che passassero così velocemente alle vie di fatto. L'avvertimento era arrivato solo stamattina. Scusate, di quale avvertimento state parlando? Come? I tre proiettili arrivati in redazione. Cioè, vi riferite ai gadget? Le collanine con i proiettili? Ma quali collanine? Quelli erano tre proiettili destinati a ognuno di voi. Uno, due e tre. Scusa, tre. Cioè, scusa, ma allora, cioè allora mi avete mentito. Non era vera la storia. Oddio, mi sento male. Mi avete mentito. Cioè, la camorra ci minaccia e voi decidete per la mia vita. Oh, siete delle merde. Siete delle merde!
In questo ufficio non ci rimango un minuto di più con questi due bugiardi! Signor Ferrante! Questa è gente che non sbaglia due volte. Se esce da quella porta, è un uomo morto. Per il momento dovrete dividere la stessa scorta. Poi è il tempo di organizzarci e ognuno di voi sarà destinato a un proprio programma di protezione. Lei è l'ispettore Barbara Foschi. Sarà il vostro angelo custode, il vostro unico e solo riferimento. Si occuperà della vostra sicurezza. Ma non è che stiamo esagerando un pochettino? Purtroppo no. In quella zona comanda la famiglia più sanguinaria di tutta la provincia. Non parte un colpo se non è autorizzato dal clan Catapano. E vabbè ragazzi, dai, se per la nostra sicurezza mettiamoci l'animo in pace e leviamoci dalla circolazione sti 3-4 giorni. Vabbè, 5, 6, una settimana. Signor commissario! Questore. Vabbè, signor questore, ma quanti giorni dobbiamo rimanere sotto scorta? I programmi di protezione si sa quando cominciano, ma non si sa quando finiscono. E vabbè, grosso modo. Chiedetelo a Roberto Saviano. Ma perché viene pure lui? Sarà l'incidente, spero. Madonna. Scusa, ma cos'è sto suono? È una mia amica che si diverte a fare gli scherzi. Ma sei un pazzo? Sei un cretino, sei un incosciente! Niente di meno, tutto che è la suoneria! Una suoneria, il cellulare, il GPS, ci rintraccia! Di nuovo, ma che cazzo fai? Non alzare le mani! Non alzare le mani, io mi sono difeso! Ma io non ho alzato nessuno mai mi ha battuto! Ma non ti devo battere, non ti sto... Guarda, codardo! Vai! Babbo, ma non lo so fare! Ma allarme mammata! Ma allarme mammata, mammata! Che cosa sta succedendo? Niente, niente. Come niente? Di chi è questo? Di chi è questo? Signori, fuori dalla questura, questa è una sciocchezza che potrebbe costarci veramente molto cara. Ne va della vostra e della nostra sicurezza. Spero che non incorriate più in queste dimenticanze. Vi dovete rendere conto che la vostra vita è cambiata. Vi aspettano mesi duri. Sto parlando di segregazione, di fughe notturne, di viaggi verso l'ignoto. Io capisco che siete tre comici e che avete una visione così leggera del mondo, ma adesso è tutto cambiato, eh. Vi dovete adeguare. Ce ne sono degli altri? Questo intanto lo sequestro io. Forza, che fra poco partiamo. Ridateci i gomorroidi, perché noi senza i gomorroidi non potemmo dormire. Sì, che lei non dorme, pensate a me. Ma ci avete tutto il sorriso, quello è un programma televisivo, Ma voi scusate, ma che hanno il tuo cazzo, sti gomorroidi? Bravo! Ah, queste cose non devono accadere. Il popolo a questo punto dovrebbe chiedere l'intervento dello Stato. Bravo, bravo, signore, bravo! Questa è l'aria che si respira a Napoli, dal mercato di Poggioreale. E rieccoci live from Napoli con questo signore che è un produttore di grande successo, il produttore di Gomorroidi, una serie che sta avendo tanto successo in Italia ma ha conquistato anche l'interesse del pubblico internazionale. Lei se lo aspettava tanto clamore? Come ha preso la notizia della sospensione del programma? Va bene, con lui ci vediamo tra un po', intanto facciamo il servizio. La risposta dello Stato non si è fatta attendere. Numerosi sono stati i blitz messi in atto in questi giorni, ma il popolo sta con il fiato sospeso per la sorte dei suoi beniamini. Sa da capi chi ha sparato. Questa è solo una delle molteplici iniziative contro la sospensione della serie televisiva che scopre... Qua nel quartiere non si muove niente senza ordine nostro. Capi cazzo che ha sparato a uno strunzio di chist. È successo il terremoto nel quartiere. Se continua così... Una tua pari settimana. E ci vengono a pigliare pure a noi. Aspara, è stato qualcuno di fuori. Portatemi a capechista. Fine cangoppa. Ombi, ci organizziamo un pari e noi vogliamo a pigliare addosso a sta. Maroiata.
ammata menzolone e ciruzzo quattro palla. Ma io il costo non lo buono. Che è guerra. Si è andati ammata, sì. Don Pio, di chi si tratta? Giovanni Canonico, Claudio Malfi e Andrea Giordano. Queste sono le vostre nuove identità fino al prossimo spostamento. Per mantenervi in contatto con i vostri cari potete usare questo cellulare. Le telefonate non devono durare più di 100 secondi. Mai. Allora, sul marciapiede di fronte abbiamo piazzato due nostri uomini. Sorveglieranno l'ingresso H24. L'appartamento è dotato di tutto ciò di cui avrete bisogno per la vostra permanenza. Le porte e le finestre sono blindate e la casa è così composta. Lo studio, due ampie camere, cameretta, doppio salone e due grandi balconi. Scusi, quanto chiede il proprietario? Cioè, ma ti sembra il caso di scherzare? No, ma stavo giocando. Ti sembra il caso? Ci sono anche delle buone notizie. Possiamo rilassarci un po' finalmente. Resteremo qui per un po' di tempo, almeno fino a quando non vi separeranno. Buon riposo. No, mamma, no, non lo so dove stiamo, non ce lo dicono, sempre per una questione di sicurezza. Senti, comunque non posso stare molto al telefono, serve anche agli altri. È tutta colpa mia. Mamma, che cosa? È colpa tua, dai. Non dovevo insistere a farti fare l'attore. Adesso per colpa mia rischi di essere ammazzato come un cane. Grazie per l'incoraggiamento. Siamo tutti preoccupati. Pure Lavinia chiede sempre di te. Lavinia? Ah, perché la senti? Certo. L'ho chiamata io. È sempre la mamma di mio nipote. Ha fatto anche la strutturale. Per sapere il sesso. Non me lo dire proprio, non mi interessa. È maschio? Sì. Eppure se è maschio non mi interessa. Io ho cose più importanti a cui pensare. Io qua rischio la vita. Mamma, ti lascio. Addio. In uno sgabuzzino travestito da camera da letto. Io non ci dormo, spero vivamente che si tratti di uno scherzo. La stanza è invivibile, troppo piccola. Seguimi. Ho pensato che qui ti saresti sentito più al sicuro. Per sentirsi protetti non occorre vivere blindati, basta avere sempre una via di fuga. Di color d'oro in che raggio traluce, vidi io uno scaleo eretto in suso, tanto che non lo seguiva la mia luce. La Divina Commedia? Eh sì, la Terzina del Paradiso. Sai che non pensavo che tu fossi così colto? Beh, esistono solo due tipi di attori. Quelli che pensano di sapere tutto e quelli che non finiscono mai di studiare. La polizia va tutto parte. Questa è una guerra, ma noi non ci fanno paura.
Mi pare che ci riste un poliziotto, eh? Non signore, non erano poliziotti, erano vigili urbani. Wow, chiamaste che la curta lato. Schizzai tutto che lo sangue in coppia di strisce pedonale per rivistare in danno macello. Magari, ma ti sta paura? Qua paura. Tutti devono portare rispetto ai fratelli quattro pa. Ti ricordi come diceva papà? Non ho capito. Ti ricordi come diceva papà? Mangia tutto, sennò ti faccio fa capo e pianto. Non signore, questo diceva quando volevamo mangiare. Nostro padre diceva, quando la gente non capisce con le parole, provo con una curtellata in da panza. Sì, sì, oh, era così riceve. Quanto va? Ti piacere? Veramente? Allora chi è stato? Quanto va, vero? Non siamo stati noi. Sei stato tu? Ve lo giuro, non è stato nessuno di noi. Allora sei stato tu? Ma andiamo prima a mangiare. A me Buciardo non mi sono mai piaciuto. Ti ricordo come dicevo papà? Mi raccomando, non fate tardi, sennò vi faccio truicchiare la rete a porta. Ma non signora! Nostro padre diceva sempre o Buciardo è come un cane rognoso. Meglio ucciderlo che farla campare. Qui abbiamo messo Napoli sotto sopra, ma nessuno ha sparato. Una Didi appena avete comandato, subito siamo corsi. Ho sapete come la pensavamo, no? Ti ricordo come dicevo, papà? Questa casa non è un albergo. Ma tu lo ricordi a papà, sì? Non mi ricordo. Era molto alto, alto, con i capelli lunghi, neri. Papà? Ho fatto un po' a tracagnotto. Che dici? Era magro, ma senti, non mi ricordo a papà, ma tu che buon. Vabbè, il nostro padre diceva sempre quando una femmina ti comanda vuol dire che tieni il palla. Ma quante cose dicevo papà, eh? Ma lo cazzo è pigliato? Ma tu stai zitto, sì o no? Io ho capito una cosa. La verità la sanno solo loro. Pì, che pensate fa? Portatemi da qua, a tutti e tre. Ma io, dobbiamo ritornare a Secondigliano e ci hanno pigliato tutto quello che ho nostro. A chi dobbiamo ammazzare? Pezzi da 90, sulla piazza 90. Ragazzi, pigliatevi un caffè. Ma che hai fatto? Pezzi da nonno! E non dovevamo ammazzare pezzi da 90! Ma quello c'aveva 70 anni! Ma se portava una chiave! E mo? E mo le macchie di caffè dal muro non si tolgono più! Ma quelle di sangue sì! Quelle di sangue si tolgono! E a nonno? E a nonno scendiamo stasera, dopo le 8! Comunque ci sono questi due carabinieri che fermano una Ferrari ad un posto di blocco.
C'è quello lì più anziano che si occupa dei documenti, mentre l'altro l'ha puntato per vedere il contrassegno dell'assicurazione. Ma il contrassegno dell'assicurazione in macchina non viene più esposto, lo sanno tutti quanti. Vabbè, ma che c'entra? Sto raccontando una barzelletta. No, come che c'entra? Su, se lo sanno tutti, non va più esposta l'assicurazione. La devi raccontare, raccontala bene, no? Vabbè, comunque fermano questa Ferrari e uno si occupa dei documenti. E l'altro? E l'altro, non lo so che fa, va bene. Mi hai fatto passare la voglia. Non ti arrabbiare, però ti stavo seguendo. Magari l'altro è andato a controllare le gomme. Uno va a controllare le gomme e l'altro si occupa dei documenti. Uno ha da fare una cosa e uno no. E se vai vedendo le gomme sono pure consumate. Ma perché gomme consumate? Ma che ne sai tu? Saccio, sono consumate gomme. Francesco, scusa. Disturbo? No. Volevo chiederti un consiglio. Tu chiedi un consiglio a me? Mi sembri la persona più adatta. Prego. Allora, si sa nell'ambiente che tu sei un tombeur de femme? No, chiavettiere. Volevo dirlo in francese, un po' più elegante. Ah, più elegante, bravo. E io ho conosciuto una ragazza. Una ragazza. Vorrei approcciare con lei. Con lei. Fisicamente. Fisicamente. Non devi ripetere tutto quello che dico, perché io già sto così, sto agitato, in imbarazzo. Colpa mia, hai ragione, dici. Niente, a me mettimi su un palco, fammi recitare l'Amleto, l'Otello, il Macbeth. Le parole mi escono così, come aria pura. Basta. Quando invece conosco una donna che mi piace... Lello, basta. Sbaglio tutto, eh. Sbaglio le intonazioni, dimentico le battute. Basta. Ho capito tutto. Tu soffri della sindrome del pene piccolo. Vabbè, ho sbagliato io a venire, scusami da. Dove vai? Vieni qua, stai qua. Lello, nella vita reale non esiste un copione. Non ci sono battute scritte, devi improvvisare. Tu questa ragazza, questa preda, la devi guardare negli occhi. La devi ipnotizzare con lo sguardo. Poi con un lento movimento della mano, ma inesorabile, la accarezzi. Con delicatezza. La senti la delicatezza? La stessa mano vai dietro alla nuca, con solo tre dita la massaggi, la fai rilassare. Ti stai rilassando, quanto? Tanto. Questo è il momento che devi colpire. Colpire? Così! O la butti sul letto e vai! Sì! Una sigaretta. Ma io veramente mi aspettavo un approccio un po' più delicato. Delicata? Eh sì, Francesco, con lei è diverso. Io quando sto con lei è come se mi sentissi... Innamorato? No, protetto. Protetto? Sì, protetto. E infatti, mica è solo l'uomo che deve proteggere la donna. Grazie, Francesco. Mi hai fatto capire... Dobbiamo farlo più spesso. Mi hai aperto la mente. La mente sarà pure aperta, ma bene è piccolo. Tony, ma secondo Don Pietro, no? Ma quando merda mi spalla ancora? Ma che ne sa, ci spalla? Ma voi dicevo il capino, quintale, lui quintale. Ma hai da me spalato, sta merda, tu? Ah, no? Serafina! Che cazzo ci fai qua, scusa? Ma questa è l'accoglienza. Guarda come mi sono combinato per te. Ho capito, se ti vede mio fratello questa volta ti ammazza, eh? E staremo più attenti. Dammi un bacio. Ma quale bacio? Ma come cazzo ti è venuto in mente di dire tutte quelle cose alla polizia, poi? Perché dovevo dire che mi stavo scopando una nana? Cosa? Una nananas. Serafì, non ce la faccio più. Parlami, chi te? Ti ho detto no, ci vediamo domani a una festa. Ma che festa? Come faccio a venire a festa? Se davvero ci tieni un modo lo trovi, poi non ci sarà neanche mio fratello. E dammi un anticipo. No, guarda, mi va. Aspetta, sei raffa. Mamma mia, guarda. Tony. Guarda, ma che ci stai? Toto, chiamma subito a Don Pietro. Perché? Chiamma subito a Don Pietro.
ragazzi della scorta che vi hanno portato i cornetti. E per Lello io ho preso una crepa al miele. Al miele? Sì, con i frutti di bosco. Grazie. Buongiorno. Mm-hmm. Buongiorno. Ma che è miele? Madonna mia! Oblè! Oh, arrivo! Buongiorno. Scusa, Mimmo, ma che sotto sti peli? Stanno pure nella tazza. E io il caffè lo vendo schiumato col pelo. Ma questi sono i peli della mia barba. Che ci devi fare con la mia barba? Feticista! Ieri sera sono uscito. Mi servino per camuffarmi. Ma che sei pazzo? Ma quelli ti potevano sparare! No, a me già mi hanno sparato. Per il calcolo delle probabilità, mo devono sparare uno di voi. Come uno di voi? No, no, in che... Oddio, mi sento male. Oddio, c'ho l'ansia. No, no, aspetta. E tiene pillole? Sì. C'ho pillole. Per il diabete? Otto un colpo. Buono, sì. Buono, la mattina si vince. Scusami, ma dove sei andato? Io esco pure stasera. Vado a una festa. Alla festa vengo pure io. Non puoi venire? Ma perché? Quelli già è difficile a uscire a uno, figuriamoci a due. Non ti preoccupare, io me la so cavare. Non vieni. Vengo. Non puoi venire alla perché festa, che la festa è a Mimbo, non è che muoio festa. La festa è Mimbo, che state dicendo? Questo è pericoloso. Io dico tutto a Barbara. Barbara! Barbara, sta zitta. Ma fai mangiare una cosa. Scusa, Lello, ma vieni pure tu alla festa. È pieno di femmine, fai pratica. Lello, mi hai chiamato? Com'era la crepe? Leggerissima. Sia chiaro, io vengo solo per fare pratica. Ui, ma sei sicuro che porta sul retro? Speriamo solo che non se ne accorge Barbara, se no faccio una figura di merda planetaria. Vai, facci strada. No. Angel, salta a cotto, sta annescando. Vai, alla pia. Devi smettere di spingere. Zitti. Buonasera. Noi... Senta, mi scusi, ma non ci doveva essere una festa qua. Signor Defund, rispondete! Dove ci sta a portare? Culi, ansia. Nana. Grazie, vorrei un po' di grazie. Posso avere un martini? Grazie. Facci, non ce l'ho mai stato in mezzo a tutta questa gente. Hai notato quanta figa? Ah, vedi, ma sto cagando sotto. Oddio, l'ansia. Ansia, là le pillole. Sì. Quanto ce l'hai? Aspetta.
4! Ma che fate? Le piglia tutte e 4? Questo è pazzo, no? Vieni qua, vedi! Ma è benzina! Dov'è benzina? È benzina! È benzina! Signora Paghila! Signora Paghila! Senti, scusa, conosci Serafina, lavora al circo, fa la nana. È lì. Oh, Serafina, mamma mia, mi sembri Jessica Rabbit da Scabile, troppo bellina. Pensavo che non venissi. E invece sono venuto. Dai, non perdiamo tempo, che ti ho preparato una sorpresa. Aspetta, aspetta, ma che sorpresa? Ma siamo certi che tuo fratello non viene? Ha detto che non veniva. Ho capito, ma non mi fiderei, quello è nano. È nano, quindi è bugiardo. Le bugie c'hanno le gambe corte. Dai, scemo, andiamo. Buonasera, Guatemala. Ma siete sicuri che stanno te? Con ma morto. Li stiamo seguendo da ieri sera, non l'hanno pezzi vista un attimo. Dicite in cella a Don Pietro, che spalanno e spalanno a merda. A merda che c'è loro. Secondo me questo conosceva papà. Sì, fantastico, sublime, spettacolare, però c'è bellissimo. Allora, per contrastare l'effetto degli psicofarmaci con la benzina, il Fachino mi ha consigliato di bere un po' di vodka. Fatto male? Hai fatto benissimo. Adesso basta però. Ma cosa fa? Adesso metti in pratica tutto quello che ti ho insegnato ieri. Così. Guardami. Punta la tua preda. E vai. E vai! Fattene! Come sei andato? La chiave! Ottimo! Continuiamo così! Non ce la notte! Ma che casi trappola! Bellissimo! Aspettami qua! Mettiti comodo! Uno morza, già fa uno morza. Mi raccomando, non sbirciare. Traeva. Arrivo, sei pronto? Dottore? Dove la facciamo la puntura? Francesco, ce ne dobbiamo andare. Dove? Subito. Ma che dobbiamo andare? Ma Mimmo, è presto, beviti qualcosa. Non bevi qualcosa. Mimmo, dobbiamo scappare. Mimmo, rilassa. Immediatamente. Dove sta Lello? Buonasera, buonasera. Volevo condividere con voi questo momento. Mi si sono aperte le porte della percezione. Perché ho capito di avere due grandi amici. Grandissimi amici. E sono lì. Proprio lì in mezzo a voi, caparrate! Ma come fate a non capire che con il vostro comportamento mettete a repentaglio la vostra vita e soprattutto quella dei poliziotti? Che per uno stipendio da fame devono parare il culo di tre stronzi come voi! Ma ora la musica cambia. Vi separiamo.
Perché voi pensate di recitare nel vostro telefilm, eh? Io vi dico che questa è la realtà. Che quelli là fanno sul serio. Sono dei criminali veri. E per quanto riguarda te, per quanto riguarda te, sei una persona così speciale, Lello. Io mi sono innamorata di te. Voglio starti vicino sempre. Tu sei un attore meraviglioso. Veramente, Robert De Niro, al tuo confronto è una merda. Lo pensi davvero? Ma certo che lo penso! Sei una merda e mi hai deluso! Ma che ha bevuto? Benzina! Ma sono 10 euro. Quando ha finito, montate sulle macchine. A questo punto saranno loro a venire da noi. Poliziotto, senta, ma in questi casi non avrei diritto a una telefonata. Guardi che lei non è in arresto, lei è sotto protezione. A maggior ragione, mi faccia fare una telefonata, mi dia un telefono. Mi raccomando, faccia in fretta. Lo so. Deve durare meno di un minuto, sennò qua ci intercettano, arrivo il GPS, la polizia. L'ho visto nei telefilm americani. Ma qua telefilm? Venga, tariffa, io e me. Pronto? Avvocato, sono Manfredi. Manfredi, finalmente, come sta? E come devo stare? Sto male. Devo purtroppo informarla che l'avvocato di sua moglie mi cerca da giorni. Tra una settimana c'è l'appello. Io non so come mi devo comportare. Sentite, a me questa storia veramente mi sta distruggendo, non ne posso più. Anzi, mi faccio una cortesia. Faccio una telefonata a mia moglie e le dica che io non l'amo più. No, no, questo glielo dice lei. Ho anche paura ad affrontare i suoi sentimenti. No, è che chi sta tenendo telefono a gettone. Vabbè, risolvo io. Arrivederci. Dottore, questa è la seconda telefonata. Io tengo la tariffa, io e me. E la prima ci fatto, io la seconda faccio per me. Va bene? Pronto? Un attimo solo. È per lei? Per me? Sì. Pronto? Come stai? Barbara. Hai digerito la benzina? Sì, tranquilla, tanto era senza piombo. Senti, io ti ho chiamato perché... Non mi dispiace per come vi ho trattato prima, ma mi avete fatto veramente, veramente nervosire. E poi io ho pensato che ti fosse successo qualcosa di molto brutto e mi sono sentita responsabile in qualche maniera, per questo ho reagito così, capito? Proprio come farebbe una madre con suo figlio. O come farebbe una donna che si preoccupa per il proprio uomo. Giusto, è più precisa così. Camarota, lei ha figli? No, purtroppo no. La verità è che ci stiamo provando da un sacco di tempo, ma niente. Mia moglie non riesce a rimanere incinta. Mi dispiace. Ma figurate. Camarò, me la farebbe fare una telefonata? Ma in realtà non si potrebbe. Una cosa veloce però, eh. Grazie. Pronto, mamma? Sono io. Senti, guarda, non posso stare tanto al telefono. Abbiamo fatto una cazzata e ci stanno spostando. Guarda, non lo so dove ci portano. E tra l'altro non so neanche quando potrò richiamarti. Qui c'è molta gente che ti aspetta. Ma perché? Non sei sola.
Pronto? Ehi, hey, come stai? Stiamo bene. Pronto, Carlotta, sono Mimmo. Pronto, Mimmo, come stai? Ma dove ti trovi adesso? Dimmi qualcosa. Che devo dire? Sto bene. Comunque ti chiamavo per un'altra questione. Mimmo, ascoltami bene. Io rinuncio a tutto. Come rinuncia a tutto? Ho appena comunicato al mio avvocato che ho intenzione di rinunciare ai tuoi soldi. Sì, perché ho capito che ti amo ancora. Come mi ami ancora? E vabbè, allora ti amo pure io. Appunto ne parlavo prima con la gente qui che... ma guido i guido roba dalla faccia una ricarica mamma. Sorpresi? Vi starete chiedendo perché avete viaggiato separati. Ci sono due motivi. Ufficialmente per una questione di sicurezza, evitare eventuali pedinamenti della camorra. Ufficiosamente, ragazzi, perché voi vi comportate come dei bambini idioti. Per cui, d'ora in avanti, non solo non vi saranno più rivelate informazioni sui luoghi, gli spostamenti o i tempi del nostro programma, soprattutto non vi saranno più rivelate le vie di fuga. Come vedete siamo ospiti in un convento, per cui per cortesia vi chiedo di rispettare il luogo e la sua sacralità. Vi presento Padre Pio. Lui vi farà da cicerone e vi aiuterà a sistemarvi nella vostra stanza. Padre Pio? Ma non l'avevano ritirato nome Padre Pio? Ma crea, ma gli etti Maradona. Omonimia. Diamo il benvenuto a questi tre meravigliosi artisti che noi guardiamo sempre con sommo gaudio alla televisione. Me! Non mangi? No, non ho fame. Casomai mangio... mangio domani. Ho sentito la mia ex moglie. Ha detto che mi ama ancora. Vabbè, non sei contento? Che contento? A me mia moglie non mi è mai piaciuta. Come non ti è mai piaciuta? Quella è proprio una bella donna. Lo so, ma è troppo alta. È bella appunto per quello, no? È alta, bionda. È molto alta. Ma ti piacesse Ninna? Mi piace né nana? Ma come mi piace né nana? Ma che schifo, mi piace né nana? Ma che c'è azzecca sta cosa in nana? Mangi io. Beh sì, infatti è vero, scusami, le nane stanno solo con i nani. Ma non sempre. Vabbè, ho sentito dire pure questo, è vero. Infatti si è visto qualcuna qualche volta che stava con qualcuno normale. Il problema sono i fratelli. I fratelli? I fratelli, la famiglia... Quello poi i nani stanno sempre insieme, i nani sono un po' come una setta, i setta nani. Non siamo mai contenti. Ogni uomo uccide ciò che ama. Oscar Wilde. E che cosa ha voluto dire precisamente Oscar Wilde? Beh, praticamente che esiste una dimensione metaforica nella quale si vede l'uomo in conflitto con i propri desideri. Cioè? Tipo, per esempio, che Francesco si innamora di qualcuna, però poi sceglie la sua libertà. Ma veramente, Francesco? Ah, ma veramente, è un esempio, che veramente! Invece è vero. Hai visto? Scusa, com'è vero? Ragazzi, io aspetto un bambino. E a domattina, ma lì ci stanno solo tre liette. No, Mimmo, non è che l'aspetto che viene fisicamente. È la mia ex. La tua ex? Lavinia? Sì. La tua fidanzata storica? Sì. Quella che hai riempito di corna appena hai avuto un po' di successo? Sì. Quella che hai sempre cacciato dal set perché non sopportava... Sì, Lello, Lavinia, Lavinia è una sola. Lavinia, sì. È incinta. E di chi? Ma di me, di chi, Mimmo? Di me, è incinta di me. Nonostante tutti i miei dubbi, tutti i miei capricci, lei la gravidanza l'ha portata avanti. È stata coraggiosa. Ha tenuto le palle. Perché anche stare con uno come me,
ci vogliono le palle. Franci, ricorda, sbaglia solo chi ha paura di scendere sul campo di battaglia. Oscar Wilde. José Mourinho. Ma perché non sa dormire? Ma non lo fa niente un lisoforme a sta cessa? Ma che la mamma te ne ha un lisoforme? Un cloroforme, struzzo, cloroforme! Buongiorno. Ma cosa è successo? Le mogli di Gomorroidi in mano alla Camorra. Capite, no, non mi sono mai... E adesso? Adesso dobbiamo rimanere calmi. Le ritroveremo. Dobbiamo pregare. Ragazzi, vi devo confessare una cosa. Quella sera a me non mi ha sparata a Camorra. Quella sera io stavo con una donna bassa, bassissima. Ma cos'era, una nana? Una nana. È arrivato il fratello gelosissimo, più nano di lei, e mi ha sparato. Davanti al commissario, a mia moglie che mi guardava innamorato. Ho inventato la prima cosa che mi è venuta in mente. Io ho detestato la Camorra. A me mi piace del nano. Che devo fare? Mi piace. Che quando vedo la nana non ci vedo più. Più nano su e ci mi piace. È incredibile. Pure gli animali. A me che cane mi piace. Che cane mi piace? Stai dicendo sì che mi perdoni? No, sto caricando una cagata! No! Io dovevo immaginarlo! Tu sei un maledetto! No, maledetti figliolina! E che si fa tutto questo? Non si usa mai la violenza! Ma che può aver fatto questo figliolo qua? Che cosa? Quello stolto lì ha venduto i suoi amici per una nana! La storia della Camorra se l'è inventata! No, figurati, mo questo si inventa il suo sorto di amarata e dice una bugia. Di, è vero che non è vero, eh? È vero che è vero. Mi dovete scusare, ma io prima di essere frate sono stato campione di box. 28 KO ho fatto. Ecco questo 29. L'incontro è finito, andate in pace. Amen. Da questo la nanda camorra strevente. Signor Lello, vi posso parlare un minuto? No, no, non è il momento. Voi non vi dovete abbattere. La vita a volte riserva sorprese inaspettate, sa? Senta, basta con le sorprese oggi, eh? Voi avete fatto insospettabile, lo sapevate? Allora, guardi, io non vorrei essere scortese, ma la mattinata è già cominciata male. Lello! Sì. Vieni con me. Me. Me.
Eh? Questa la tenevate voi al terzo episodio. Questo invece è l'amico vostro, si è fatto tutta la prima stagione. Il cappellino... Beh, il cappellino è di Fai Schifo. Signor Lello, gli altri due sono bravi. Ma voi... Sì, ho capito. Ma dove l'hai presa tutta sta roba? Dovete sapere che io sto tutto il giorno sopra eBay per cercare i vostri gadget. Fiere di beneficenza, le aste... io sono proprio un collezionista insospettabile. E io sono proprio pazzo di voi. Vi posso far vedere un fatto? Posso? Va bene. Ma che cosa ti stai mettendo la paura? Ti vuoi tirare indietro? Fai schifo! Voi siete la salvezza della gente. Siete gli unici che fanno qualcosa contro la camorra. Se si può ridere della camorra, allora vuol dire che si può anche non avere paura. Anzi, meglio, che la si può combattere. Lello, tu non devi stare qua. Voi dovete andare a Napoli, dovete andare a salvare le vostre famiglie e non solo. Sì, ho capito, ma come facciamo? Con questi. Eh? Voi siete supereroi. Voi siete indistruttibili. Questi non sono costumi di scena. Questi sono armature, sono scudi contro la malavita. Quando vi mettete queste, a voi nessuno vi può fare niente. Perché a voi la gente vi ama. Beh. Ragazzi, ho la soluzione ai nostri problemi. Eh? Andare e non pensare, questo è quello che mi resta da fare. Andare a sorvolare su tutti i pensieri, dimenticare, svoltare e andare. Andare e non pensare, ignorare, cancellare, per non sentire il male, lavorare, dimenticare anche quel grande amore. Oh, oh. Andare e non pensare, correre in fretta senza frenare. Andare e non pensare, cambiare poco, cambiare vita, cambiare un capi chi sono? Ma lo sono tornati come a Roy. Carmela, ma stanno solo loro. No, stavo pure in uscendino. Don Pietro Catapà, abbiamo saputo che ci stavi cercando. Affacci! Ma che c'è? Ti stai mettendo paura?
ti stai tirando indietro. Hai schifo! È per i tipi come te che la vita a Napoli è diventata un problema. Fai schifo! Fai schifo! È per i tipi come te che la gente a Napoli non tiene più futuro. Fai schifo! Tu sei un traditore. Fai schifo! Oh! Ait don bi devi da pigliò caffè. E va mui! Ogni sera, dopo un breve pasto frugale, mi ritiro nelle mie stanze. Mi metto il mio pigiama di seta, faccio la preghiera votiva alla Madonna e mi vago a cucca. E da un po' di tempo a questa parte, che prima di un'occhia, mi faccio sempre la stessa domanda. Titi, che domanda mi faccia? Che la sera chi cazzo ha sparata? Tony, sei stato tu? Tutto tu? What the fuck? Forse che la sera hai sparato proprio tu e ti scurtate mondincera? Ma no, quando mai? E allora vuoi vedere che sono stato io, Didi? A notte faccio sonnambula, mi metto cappotto e vado a spare strunzo con Matte. Invece poi è arrivato un uccellino e mi ha fatto una masciata. Cioè, no, quando ero rosso l'uccellino? Era tanta. E mi ha detto che a te ti piace io circo. E dincello pure a noi. Perché ti piace io circo? Forse ti piace l'elefante. Oppure ti piace il leone. O forse ci piace il coccodrillo. Tu di chi che ci piace a chista? A chi sti ci piace né nana? Ma quella è la nana? No, quello è un fatto di prospettiva. Ma vedi che si avvicina e si allonga. Speriamo. Tesoro, non la conosco veramente. È la prima volta che la vedo, non la conosco proprio. Ah, non dà ricordo. E prima si ti torna a memoria. Guardate, io mi sto sforzando, ma veramente non me la ricordo. Cioè, sparatele pure, perché veramente non mi viene in mente, zero. Fa una cosa, pont'angelo compagno, la chi sarà la moglie non se ne fotte proprio. Acceritala! Lavinia! Qua giù, che si sta scravando, mettitelo all'angolo. Piano piano, stare da sotto. E mo lo tornate avanti. Ci pensi. Picceri, e tu mo volessi nascere senza l'aiuto della zia.
Non esiste proprio. Vieni qua. Ci pensi? Spingi! Questo è il miracolo della vita. C'è chi la toglie e chi la dà. Ombi, scusate una domanda. Ma perché quando parlate vi mettete sempre la mano qua? È perché... È perché si tolgo, mesh, sta voce è merda. Andiamo tutti ai nostri posti, dai che cominciamo a mangiare, dai! Dai, dai, dai! Vai, dai! Ma benedetto figliolo! Padre, stiamo cercando di avere un figlio. E vi pare questo il luogo adatto? È il ginecologo è stato categorico. Eh sì, abbiamo tempi ristretti. Sì, dobbiamo approfittare di ogni momento perché lei è piccola, c'ha pure gli ovuli piccoli, c'ha il nanovulo. Dai, andiamo! Mi scuso! Ma perché? Ma non è il momento! Mi scusi! Scusi il disturbo! Ma dica pure, non si preoccupi! Volevo dirle che io e lei lo ci amiamo veramente tanto. Ed è giusto che lei lo sappia. Le ho detto tutto. E non sono riuscita a nasconderle niente. Io sono qui per chiederle la mano di suo figlio. Ci vorrebbe l'anello, però. Sempre se sei d'accordo, papà. Bello. Grazie. Allora, guarda qua, guardami bene. Questo è il primo bagnetto, questo è il primo giorno di scuola, questa è la prima comunione che lui canta. Cantava? No, sì, cantava. Poi pensi, i capelli non canta più, no? Non canta più, però parla. Ah. Già mi sono pentito, io già mi sono pentito. Papà? 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 Chi è? Don Pietro, rispondo. Pronto? Sono Don Pietro Catapano. Come sta nostro nipote? Sta bene, grazie. Ha fatto la cacchetta. La cacchetta per la zia. Sì, sì, solo che stanotte non ci ha fatto dormire, ci aveva le colichette. Ha tenuto le colichette! Marò, ha tenuto le colichette! No! So cose niente, tranquilla! Dateci un po' che finocchietto, quello scioglie! Don Pietro, versa capi, sta qui il bambino, eh? Saranno 6 mesi che nel quartiere non si spara più. Beh, non sei contento. Tu non spari a loro, loro ti sparano a te. Se non sparo, come faccio a farmi conoscere? Ma dove lo fai? Niente di meno sarei ricordato come il primo camorista morto di vecchiaia. E quindi è pure. È Gennaro che quando senti il bambino piange sempre. Aspetta, tu faccio sentire. Gennaro, piangi un po' poi. Niente, niente, non riesce, non riesce. Vi è arrivato il presente che vi abbiamo portato. Raffinatissimo. Grazie. Sì, sì. Guarda che fine che abbiamo fatto. La ricordi come diceva papà? Siete stato, siete e sarete sempre un stronzo. Cazzo, mo te lo ricorda, papà? Vieni qui, papà, vieni qua. Allora, come va? Bene. Qua è proprio bello. Oh, chi l'avrebbe mai detto? Cosa? Che saremmo diventati amici. Devo dirvi la verità. Prima
Mi eravate antipatici. E adesso? Vi schifo proprio. E allora ci sposiamo. Dai, che mi fate male. Si fa quel che si può. E poi sei stato tu il mio insegnante. E tu non parli? Ho visto una certa intesa con Serafina. Intesa? È una bomba, Serafina. Ma pure la famiglia mi sta sorprendendo. Come ti sta sorprendendo? Scusami. La famiglia non era contraria. No, no, devo dire che hanno accettato la cosa. Lascia stare mia sorella! Voglio! Un anno! Lascia stare la sorella! Via, via! Che fai?